Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di Sound of Music. Forse non sapete cosa sia, ma è uno dei groove ed è una delle canzoni più fighe che ci siano, secondo me. Ed è una canzone dei Porcupine Tree che è suonata dal gigante della batteria Gavin Harrison, che io amo alla follia. E se ancora non sapeste di cosa sto parlando, vi faccio sentire il groove. Come vi ho detto prima, questo è un groove suonato da Gavin Harrison. Gavin Harrison è un batterista pazzesco e se non lo conoscete, mi raccomando, andate a cercarvi i suoi video, perché è veramente un batterista gigante che ha suonato con tutti, in Italia, all'estero, pop, rock, jazz, Mike Stern. In Italia ha suonato con Battiato, ha suonato con Baglioni, ha suonato tutto praticamente e ha un gusto, una musicalità veramente spaziale. Oggi ho scelto questo ritmo perché a me piace tantissimo, secondo me è musicalissimo e soprattutto fa parte di un album che dovete per forza ascoltare, un album dei Porcupine Tree che si chiama In Absentia. Comunque vi lascio tutto qui sotto in descrizione, il link per andare a sentire la canzone, il link per andare a sentire l'album, tutto. Ovviamente però quello che andrò a farvi vedere oggi è l'idea di groove che ha avuto, che ha Gavin Harrison mentre suona. Poi comunque lui quando la suona live fa un sacco di abbellimenti diversi, quindi mini correzioni al groove che lo rendono ancora più musicale, ancora più bello. Oggi vi faccio vedere il groove normale, poi a forza di sentirlo, a forza di suonarlo, possiamo incominciare ad abbellirlo con delle ghost in più, dei piattini, degli specchini, quello che vogliamo in pratica. Questo pezzo qua è un 7 quarti, poi qualcuno lo pensa come 7 quarti, qualcuno lo pensa come 3 quarti più 4 quarti, vabbè è diverso, lo so, ma comunque alla fine possiamo pensarlo come vogliamo. Cosa significa 7 quarti? Vuol dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e poi ricominciamo. Partiamo a suonare subito. Allora, che cosa fa il Charleston? Il Charleston praticamente facendo gli ottavi che cosa va a fare? Anziché contare fino a 7, oggi conterò solo 5, 6, 7, così facciamo un pochettino più veloce. Quindi il Charleston fa questo. 5, 6, 7. Però il Charleston non è che fa tutti i colpi così, tutti uguali, perfettamente. No, ne fa uno accentato e uno no. Questo significa che il Charleston suonerà così. Come primo esercizio contate 7 quarti mentre suonate il Charleston, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Io come sempre per fare questi accenti con una mano sola uso la Müller. Se non sapete cos'è la Müller vi lascio un'altra scheda qui. Adesso però problema grosso, casse rullante cosa fanno? Casse rullante Gavin Harrison li ha pensati in 7 sedicesimi. Cosa vuol dire 7 sedicesimi? Vuol dire che è una brutta persona Gavin Harrison e l'ha pensata difficile. Vuol dire che... Calma, allora c'è tutto spiegato nel PDF, non preoccupatevi, scaricatelo così almeno avete già qualcosa. Non... 7 sedicesimi significa che dobbiamo contare 7 sedicesimi, ma prima era 7 quarti, come funziona? Praticamente se noi facciamo matematica, 7 sedicesimi più 7 sedicesimi più 7 sedicesimi più 7 sedicesimi, quindi per 4 volte li sommiamo viene 7 quarti. Questo significa che cassa rullante faranno un loop, cioè faranno sempre uguale, un loop significa che è qualcosa che continua sempre uguale, in 7 sedicesimi e dovremo farlo 4 volte per poter concludere la battuta. C'è il PDF. Casse rullante fanno questo, non è che suoniamo tutti i 7 sedicesimi, se no sarebbe un groove complicatissimo pieno di roba. Questo groove non è pieno di roba, è un po' difficile da capire, ma non è pieno di roba. Di questi 7 sedicesimi la cassa suonerà il primo e il quarto, mentre il rullante suonerà il sesto. Quindi se i sedicesimi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, noi suoniamo tum, tum, pa, tum, tum. So che detto così non si capisce niente. Adesso ve lo faccio sentire. Ve la farò molto più lenta. Eviterò tutti i sedicesimi sul bordo del rullante in questo modo. Ricordatevi che i sedicesimi che vi tengo sul rullante adesso non sono il Charleston, perché quello che vi tengo adesso sono i sedicesimi, mentre il Charleston è in ottavi. Quindi adesso ve lo sto facendo lentissimo e i sedicesimi saranno questi. Quindi come avete potuto vedere non è che suonano tutti i 7 sedicesimi casse rullanti, ci sono sedicesimi suonati e sedicesimi con delle pause. Ora andiamo a mettere tutto insieme e la questione PDF vi aiuterà molto, perché essendo il Charleston tutto in ottavi e casse rullante pensato invece con un pattern, con una melodia diciamo in sedicesimi, ci sono un sacco di incasti tra Charleston e casse rullante. Quindi nel PDF magari vi scrivo bene come sono gli incastri, dove deve cadere una cassa, se insieme al Charleston oppure tra un Charleston e l'altro. Ve lo scrivo bene così si capisce e andiamo a suonarlo, prima con una velocità un pochettino più lenta, poi a velocità originale.
Dopo aver suonato un groove così dobbiamo ancora aggiungere un pezzo, cioè quel rullo veloce sul rullante. Che cos'è quella cosa lì? Praticamente è un rullo a 5, un rudimento. Il rullo a 5 è questo: destra, destra, sinistra, sinistra, ovviamente per i destri, se no per i mancini al contrario, e poi accento di destra. Lui lo fa sul rullante e poi l'ultimo colpo, cioè quello che io facevo accento sul rullante, va a farlo con cassa e charleston aperto. Quindi dove posizionare questo rullo qua è più facile da far vedere che spiegare, perché se sto qui a spiegarvi è sul terzo sedicesimo del secondo, no, ve lo suono e lo capite, ve lo suono molto lentamente e poi lo faccio di nuovo come prima, ve lo suono prima lento e poi velocità recitale. Come vi dicevo, poi ovviamente lui mentre la suona non la fa sempre così, perfettamente così, fa delle piccolissime modifiche con delle ghost, facendo il rullo a 5 non sul rullante ma magari un po' sul charleston. Adesso vi faccio lo stesso groove di prima ma con dei mini cambiamenti un pochettino più difficili e poi vi trascrivo bene tutto nel PDF, quindi questi prendeteli un po' come spunti, diciamo. Il video può finire qui, mi raccomando, se avete qualsiasi cosa da chiedere scrivetemelo qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto mi raccomando ricordatevi di mettere un mi piace, commenti e mi piace raga mi aiutano un sacco a crescere, quindi mettetene tanti, mi raccomando, mettetene tanti. Per il resto comunque vi ricordo di andare a scaricare il PDF, mi raccomando trovate tutto qui sotto in descrizione trovate anche i link ai miei social Instagram e Facebook e oltre a questo se non siete ancora iscritti ricordatevi di iscrivervi al canale. Basta, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!